Ciao a tutti! Il 2023 è stato l'anno di Barbie, celebrata con centinaia di collaborazioni e prodotti di ogni tipo. Mattel, per l'uscita di Barbie The Movie, ha lanciato mensilmente decine di bambole e accessori, e non sono mancati made to order ed edizioni speciali. I designer Mattel hanno ricreato nei minimi dettagli gli outfit dei personaggi. E il look del protagonista di oggi è sicuramente uno dei più iconici. La confezione è più grande rispetto alle altre della collezione Barbie The Movie. È caratterizzata da una grande vetrina trasparente, bordata in basso da un cartoncino nero olografico, dove il logo Barbie The Movie è stato sbarrato e sostituito da quello di Ken, che campeggia su un cuore trafitto da un fulmine. Il nuovo logo è realizzato con un carattere spigoloso da vera rockstar ribelle. Lo sfondo della vetrina è realizzato con un cartoncino nero con la parte centrale stampata con effetto olografico. Anche i lati della scatola sono trasparenti. In alto sono stampati a rilievo dei fulmini e in basso il logo di Ken, bordato con cartoncino nero olografico. Il retro della scatola è realizzato in cartoncino nero. Due cornici arrotondate di colore rosso e bianco racchiudono il logo Ken e il cuore trafitto dal fulmine, stampati in bianco. In basso troviamo le indicazioni di sicurezza e i loghi Mattel e Barbie.com. All'interno della confezione, oltre allo stand, troviamo anche il certificato di autenticità Barbie Signature. Lo sculpt è quello che è stato realizzato per la collezione Barbie The Movie. Ha un sorriso smagliante e occhi azzurri che guardano in avanti. Ha sopracciglia biondo scuro definite da alcuni tratti castani. I capelli sono biondi e corti, con il ciuffo definito dal gel, che copre in parte la bandana in tessuto nero stampata con dei fulmini rosa. È annodata sul retro della testa con le code che cadono ai lati del viso. Questo Ken ha il nuovo corpo dotato di articolazioni a perno. L'elemento iconico del suo outfit è il fur coat realizzato in morbida ecopelliccia bianca con fiammature fango. Arriva fino a terra ed è rifinito con una fodera rossa stampata con teste di cavalli bianche. Indossa un gilet in similpelle nera lucida, arricchito da frange in similpelle applicate sulle spalle. Al collo porta una collana color argento con un grande pendente che raffigura una testa di cavallo incorniciata da un ferro di cavallo. Indossa dei pantaloni neri in jersey, dotati di elastico in vita. Sono decorati sui lati con una stampa di fulmine rosa e hanno il fondo rifinito a costine. Sulle mani troviamo i mezzi guanti in similpelle lucida. In vita porta un marsupio realizzato in plastica nera, con il logo Ken stampato a rilievo e colorato in bianco, ed è arricchito da una catena stampata color oro. Ai piedi calza un paio di sneakers alte da pugile, realizzate in plastica bianca. Mattel negli anni 80 ci ha deliziato con outfit super glam. Ken e Derek della collezione Barbie and the Rockers e Bobby della linea esclusiva Barbie Bebops. Ma un Ken rockstar con pelliccia stile Liberace non me lo sarei mai aspettato. Come avrete visto dal titolo del video, questa è la 50ª Ken Review, per cui colgo l'occasione per ringraziarvi di avermi fatto raggiungere questo traguardo. Se il video ti è piaciuto, ricordati di mettere like e iscriverti al canale. Ci vediamo nel prossimo video e ciao a tutti!